Io vorrei essere un pochino più operativo, come si suol dire, nel senso che dare un po' di corpo alle proposte, partendo da un paio di considerazioni. Io credo che ormai abbiamo tutti ben chiaro che dobbiamo essere capaci di muoverci parallelamente su tutti e due i fronti che sono, insomma, raggruppando di tutti i fronti di questa battaglia qui, che una è il contrasto diretto, le reti, Piemonte, il non cantiere e tutto il resto, e l'altro è tutta quell'opera che dobbiamo fare per avere sempre più consenso, più alleati, più partecipazione possibile al movimento, uscendo dalla valle, andando a Torino, nell'Italia intera e in Europa, per come abbiamo già avuto e avremo la possibilità. Io credo che tutti questi due piani vadano coltivati e vadano praticati seriamente tutti e due, perché abbiamo bisogno assolutamente di avere una strategia che è assolutamente importante, perché oggi sono cambiate tante cose e quindi dobbiamo essere in grado di fare molto. È chiaro che chi abbiamo di fronte è il male di questo paese, di questo sistema, di questa esistenza. Tutte le volte che ci presentano un genio che fa i conti da qualche parte, ci accorgiamo alla fine del risultato vero di quei conti, e che noi comunque ci siamo presi anche sulle spalle questa responsabilità qui, perché comunque salvare il nostro territorio significa salvare la pelle e il futuro di molti che non vivono in Val di Susa, ma che non vivono solamente in Italia, ma anche qui in un piano molto più globale, per come questa crisi e per come sono i governi, per come si governa. Il vero meccanismo è questo qua. A questa cosa qui io ci aggiungo una cosa che è una riflessione che dovremmo imparare a fare, secondo me, capirla, farla insieme, che anche chi abbiamo di fronte, quel grande schieramento che abbiamo di fronte, probabilmente ci vede nemici, non più solo perché siamo un ostacolo a incassare una fetta di soldi grossa e per dare anche un po' il via a un meccanismo che è quello dello spostamento dei grandi soldi pubblici attraverso le grandi opere, attraverso varie cose che abbiamo già imparato a conoscere, ma che la Torino Lione in realtà è il vero esempio, perché è assolutamente inutile da tutti i punti di vista, ormai lo dicono anche loro. E la cosa che scopriamo oggi, ed è lì la riflessione che vorrei fare, è che non è più solo una questione di soldi, nel senso che ormai i soldi che gli devono dare per fare quest'opera non valgono neanche più nella realtà la spesa di tutto quello che c'è in piedi. E quindi c'è qualcos'altro, perché altrimenti non mi spiegherei Manone Esposito, che credo sia l'ultima ruota del carro, perché quello rappresenta, ma tutto questo schieramento e questo tipo di schieramento nei nostri confronti da così tanto tempo, senza mai nessuna crepa evidente, anche se nella realtà le crepe grazie a noi si creano, nel senso che anche con quell'apparato militare vedere ritirare i vigili del fuoco da Piemonte è un risultato, e ogni volta che perdono un pezzettino per noi è un pezzettino in più in avanti. Però io credo che uno degli aspetti che sia fondamentale, lo spiegava la Merce Gallia, se lo chiedeva ai tempi della Libera Repubblica della Maddalena, che si chiedeva perché, cioè, non è possibile che in Italia esista una Libera Repubblica della Maddalena, questa cosa deve essere cancellata, non deve esistere. Io credo che oggi sempre di più, al di fuori del discorso solamente economico di guadagno, ma di tutto quello che odia il discorso finale che è il guadagno, c'è un grosso nodo che è fatto da riuscire a capire qual è il meccanismo che decide, chi può fare qualcosa perché quel meccanismo salti, perché la realtà è questa. Oggi, con i tempi che stiamo vivendo, è chiaro che chi ci governa nella realtà è un servo che si è affittato un vestito da re, perché altro non è. Abbiamo una grossa dimostrazione dei risultati pratici di questa cosa, quindi noi siamo fastidiosi, diamo fastidio, dobbiamo essere sconfitti, perché siamo l'ostacolo a dare un meccanismo ormai normale su tutto, questo modo di decidere. Non è possibile che una piccola comunità riesca a dire no, a non fargli fare un'operazione come quella che vogliono fare, che va al di là, secondo me, ormai del tracciato, va al di là del treno, va al di là
delle varie cose, perché comunque noi abbiamo un ministro, un vice ministro delle infrastrutture che ci spiega che ormai siamo indietro, non è più la Torino-Lione, è la Torino-Pechino. E allora di fronte a queste cose qua, e anche lo stesso che dice che è povero perché guadagna 145.000 euro al mese, questa è la gente che abbiamo davanti. Il Castelli non è il peggiore, perché non è il peggiore, fa ridere, è una roba così, però questo è quello che noi abbiamo di fronte. Quella roba lì non può assolutamente tollerare che esista una cosa come la nostra, cioè un posto dove prendiamo le decisioni in questo modo qui, in assemblea, dove ci si organizza, dove si fanno tante cose che sono, nella realtà vanno proprio nel senso inverso di riuscire a costruire una corte di sudditi, tutti con la testa bassa, che parlano male dei governanti solamente di nascosto. Su questa cosa qui torno al discorso delle due cose. Credo che sia assolutamente importante il programma, la strategia e i due fronti da tenere aperti. Su uno c'era stata quest'estate l'idea lanciata, che man mano in questi mesi ha preso piede, che era quella di fare una due giorni a Torino sull'onda della fiaccolata che avevamo fatto, che il titolo era notato, bene comune. Con quel concetto lì, con quello spirito lì, riuscire a fare la stessa cosa, non una fiaccolata, ma una due giorni di informazione con le ragioni nostre, vere, messe giù in tutti i modi, in tutte le forme possibili nella città di Torino, per continuare ad allargare il consenso su quella città e riuscire ad avere sempre più visibilità, perché anche questo ci serve. C'è stata una prima riunione per capire se c'erano le basi per poter lanciare questa cosa e iniziare a costruirla, a fare degli incontri tra il movimento notale, una tra le organizzazioni, la Fionchi, questa cosa che stasera doveva essere presente, ma avevano purtroppo un altro impegno, sono arrivati tardi, e riuscì a fare questa cosa, e si indicavano le giornate del 7 e l'8 per riuscire a fare questa cosa qui a Torino, che vorrebbe avere una caratteristica simile a quanto c'è già stato con le tende in una notte o queste cose qui, ma soprattutto riuscire a costruire nella giornata di venerdì diverse piazze tematiche a Torino, che divise per i vari grossi temi, cioè il TAV e il lavoro, il TAV e la scuola, il TAV i soldi pubblici, il TAV e la politica, e riuscire poi la sera a fare una cosa un po' spettacolare in una piazza torinese, chiedendo a tutti quelli che hanno firmato appelli, petizioni, persone, personalità, docenti, ricercatori, di intervenire e portare una volta in più, dare una volta in più forza a queste ragioni. Concludono nella serata, e il giorno dopo riprendere sempre questo discorso informativo sulla città, legato a tanti momenti di spettacolo. Questa cosa qui si è incontrati e ci si è detti si può fare. Dalla prossima settimana inizieremo a dare degli appuntamenti per parlarne seriamente e capire se riusciamo veramente a costruirla in tempi brevi, perché varrebbe la pena farlo in questo tempo, sapendo che per noi la città di Torino è un territorio assolutamente importante. Questa è una che tra cui chiederei di esprimersi per a chi parlerà, sapere se è un'iniziativa che vi va, perché comunque dobbiamo partecipare noi, nel senso che la cosa bella sarebbe quella di riuscire a portare lo spirito della Val di Susa a Torino, dalle nostre bandiere alle nostre cucine, allo spirito nostro che c'è nella Londra. E l'altro invece, l'altra proposta che volevo fare è legata un po' al dibattito che c'è e non c'è da un po' di tempo a questa parte. Io, rispetto a quanto si diceva prima, ad esempio, sul convegno delle monete, non sono d'accordissimo, perché sinceramente noi i toni, cioè, non abbiamo bisogno di tenerli bassi, per noi i toni devono stare in alto, siamo intelligenti e sappiamo come alzare i toni, al pari dei nostri cuori devono stare ben in alto e ben decisi, perché non siamo noi a dover abbassare i toni, perché sono ben altri a doverlo fare. E dobbiamo anche fare attenzione a non abituarci al peggio, perché qui parliamo di una vicenda che è pazzesca. A Torino hanno fermato un tram perché aveva una scritta notabile, l'hanno identificato, l'hanno portato, non so, credo, dal demolitore. I carabinieri entrano nelle scuole della valle perché c'è un'iniziativa
perché comunque si parlava di questa vicenda e quindi credo che ci sia la necessità di tenere i toni ben alti. Su questo, ma non sull'esigenza dei toni, è l'altro aspetto della cosa che dicevo, se una è l'iniziativa a Torino, io credo che qui dobbiamo continuare a pensare a cosa fare. Abbiamo deciso di dare, di riflettere, di pensare, di dare un'altra intensità alle iniziative che abbiamo fatto fino adesso. Credo che sia stata un'iniziativa assolutamente condivisa, ognuno ci ha messo del suo per motivarla e quindi siamo arrivati a fare questa cosa qui. Però tutto questo consapevoli che quelle reti sono importanti per noi. Tirare giù quelle reti è un fattore importante. Quella rete ormai non c'è che dire, è uno spartiacque dentro quella rete, ma non in quanto agenti di polizia, che non è quello il discorso, ma cosa difende quella rete lo sappiamo bene. Cosa c'è al di fuori di quella rete lo sappiamo anche e ha una forza incredibile e siamo noi. Io credo che abbiamo fatto iniziative di tutti i generi, siamo partiti da Libera Repubblica, siamo arrivati al 3 luglio, abbiamo fatto tutta l'estate, abbiamo dato dimostrazione di ogni cosa che sappiamo fare, facendo bene o male, sbagliando, ottenendo degli ottimi risultati, quello lo decidiamo e ce lo discutiamo tra di noi. Però io credo che se abbiamo deciso di cambiare momentaneamente strategia ci sia la necessità però, proprio per non tenere, per non fare quel discorso dei toni bassi, di andare ancora a quelle reti, in tutti i modi in cui si sta riuscendo ad andare adesso. Però io credo che oggi ci sia la maturità per dimostrare realmente, di giorno, quindi non di notte, con le facce nostre, che quelle reti è giusto tagliarle. Noi dobbiamo, secondo me, fare un passaggio in più. Dobbiamo avere non il coraggio, perché non è una questione di coraggio, tenendo un'iniziativa come tutte le iniziative che abbiamo dichiarato essere popolari, partecipate, di andare in massa, nel numero più grosso possibile, una domenica a pranzo, un sabato a pranzo, lasciando tutto quello che dobbiamo lasciare in giro, portandoci solamente delle cesoie e tagliare alla luce del sole quelle reti e dimostrare a tutti che quelle reti si possono e si devono tagliare, che siamo in grado di farlo con maturità, in questo modo, alla luce del sole, in massa, tutti assieme, e ognuno si prenderà le sue responsabilità, noi ci prendiamo la responsabilità di fare questo atto di subordinazione di massa che nella realtà, se ci riesce, secondo me ha una valenza incredibile, perché alla luce del giorno, con i flash, con le telecamere, con tutti che possono vedere, magari invitando anche tutti quelli che ci sono vicini in qualche modo, nel senso di chi ci scrive appelli, quelle che sono personalità riconosciute, invitando tutti quel giorno a venire qui, le cesoie le possiamo mettere noi e tagliare le reti. Questa è una cosa simbolica, ma fatta in massa, ha un impatto secondo me incredibile. Noi gli dimostriamo che se la notte le passeggiate sono quello, di giorno siamo in grado di fare la stessa cosa in altri termini, però con l'obiettivo che abbiamo, che è quello di tirare giù quelle reti, perché è l'unico modo, da quel punto di vista del contrasto diretto, di mettergli i bastoni fra le ruote. Quelle reti non sono inviolabili, lo abbiamo dimostrato. Proviamo a ragionare qui, se riusciamo a farlo tutti insieme, uniti di cesoia, pezzo per pezzo.